Ma se invece lo tenessi... Ma che palle, dai, ma no! Cioè, dai! Boh, sono indeciso a questo punto se venderla o no. Signore e signori, benvenuti in un nuovo motovlog in compagnia di un essere leggendario, di nobile fattura, il Teneré. Metti in moto l'avventura e cavalca il Teneré. Niente ragazzi, io ogni volta che parte questa sigla mi commuovo. A me scende la lacrimuccia, è inutile. Metti in moto l'avventura. Siamo in sella al mio XT660 Teneré. Ottima annata del 2012. Gusto morbido e rotondo. Questo semaforo è la cosa più inutile al mondo, guarda, Ma perché? Dispettoso proprio. L'avrete capito dal titolo sicuramente. Oggi è un argomento particolare. Mi ferisce il cuore parlarne, ma è doveroso dato che il mio mestiere è raccontare la mia vita sulle due ruote e ci tengo ad aggiornarvi, quindi eccoci qua con un video dedicato. E mentre pennelliamo le curvette del lungo lago, scelgo il bio, porco. Seconda curva ci sono già le macchine a rompere un cazzo. Dai. Dio sa, non vi sopporto. Eccomi patatini. Facciamo un piccolo passo indietro. Nasco motovlogger, racconto i miei viaggi e le mie avventure sulle due ruote. E due anni fa inizio il percorso con Matteo di Noisy Style. Ovviamente sono cresciuto. Ovviamente ho cambiato anche gli interessi della mia vita. Come anche ho cambiato il mio modo di fare, il mio modo di essere anche in strada. Non è vero, quello non è cambiato un cazzo. Cosa sto dicendo? Ma non è vero. No, a parte le cavolate. Diciamo che non parto più con l'idea di farmi 700 km al giorno a cannone così con il resto del gruppo, bensì inizio ad apprezzare le giornate di relax, con o senza moto, dando spazio ovviamente alla mia ragazza, ai miei amici. Quindi ecco, siccome il lavoro è tanto, prendere qualsiasi moto e andare a cannone a farsi 700 km vi assicuro che non è proprio il mio primo pensiero, anzi. Oppure giretti come questo. È da qui che nasce l'esigenza di fare questo video e di raccontarvi il secondo problema. Che ho troppe moto, raga! Sembra assurdo. Va bene che il mio lavoro, va bene che le uso sporadicamente tutte, però mi sta venendo veramente difficile gestirle tutte, sono onesto, anche per una serie di costi. E per assurdo, se ci fate caso, non ho una moto che mi permetta di far turismo. Turismo, quello me ne intendo io, è proprio in comodità, anche quei famosi 500 km, però non come ho fatto fino adesso, sempre con uno zainetto in spalla, senza neanche una copertura per il vento. Sono abituato, va benissimo, lo faccio. Però inizio ad avere anche delle piccole esigenze data l'età. Mi sento... No, questa è una frase da anziani proprio. Il ragionamento che ho fatto sul Tenerone è che purtroppo un conto è la base di partenza da quale parte. Non so se avete presente il Tenerone originale come è fatto. Ecco, invece questa è l'attuale condizione con la trasformazione di Noisy Style. Decisamente un'altra cosa. È una moto molto più leggera, dinamica, bella, esteticamente bella. E se ci penso, con lei ho fatto una miriade di cose, considerando che l'ho presa a 4.000 km e ne ha 20.000. Essenzialmente è nuova, però ho fatto il viaggio in Francia con papà, mille altre avventure, enduro, l'eroica, cioè veramente di tutto, di tutto. Io ho il brutto vizio di essere un accumulatore. Faccio fatica a vendere le moto che faccio, le moto che ho, perché le tratto un pochino come se fossero delle persone. Aspetta, non chiamate ancora i carabinieri. Non sono da manicomio, è che purtroppo mi affeziono alle moto perché sono il mio lavoro. Sono quei bellissimi oggetti che mi permettono di raccontare il mio mondo. Quindi sciogliere un legame con una moto non è del tutto semplice per me. C'è una storia dietro questa Teneré. È stato il mio autoregalo di laurea, per esempio, ed è pazzesco, mille ricordi. E quindi purtroppo è sottile la linea del Luca, devi farlo perché non la stai usando come dovresti, e seguendo anche il cuore ho bisogno di una moto appunto molto più turistica. Quindi raga, sono qua per dirvi che sono costretto a venderla, ragazzi. A me piange il cuore, però è giusto che venga usata da qualcuno che la sfrutti come dovrebbe. Faccio anche un piccolo ripassino di quello che abbiamo fatto con Noisy Style. Tutto l'impianto frenante con dischi nuovi, braking, pompa da 19 che è esagerata, perfetta per la strada, per l'enduro probabilmente non la utilizzerete mai, però ottima. Con relativo freno posteriore, sempre braking. Tutto il pacchetto di estetica grafica con parafango alto, pellicolato con wrapping. È una pellicola che per 2 anni circa, se non 3, ha protetto
il Teneré da tutte le intemperie, quindi di base sotto la vernice è originale, nera, impeccabile, perché ricordo io l'ho presa a 4000 km, adesso è una 19000, quindi è nuova, raga. Io ho visto online qualche annuncio dei Teneré che ci sono su, ad esempio, subito.it, e ci sono degli esemplari da 50.000-60.000 km a 5.500 euro. Quindi mi sa che sono uno dei pochi in Italia ad averla a 20.000 km. In ogni caso, qua ci sono tutti i colpettini di sassi che mi ha tirato Matteo all'eroica. Sotto, comunque, la vernice è perfetta. L'intervento estetico ovviamente più importante è sul culetto. Scarico completamente, rifatto da zero. SC Project. C'è l'amicato nero con DB Killer. Raga, ho rimesso il DB Killer perché va meglio. Già 48 cavalli, se poi togliamo anche un po' di erogazione brillante, è meglio di no. La piastra posteriore dove poggiamo sempre le nostre borse da viaggio. Io quando ho fatto un po' di chilometri con lei, borsa roll della Crio, splendida, vai ovunque, da 40 litri. E poi questa sella che non è proprio per tutti, che però segue la linea della moto, che è stupenda, morbidina per il passeggero. Qua abbiamo anche le doppie pedane, un po' più sostenuta qua davanti. Comunque a casa ho anche la sella molto più scavata, originale, impeccabile. Ovviamente gli specchietti sono quelli un po' più fighetti per fare enduro, e il fanale l'abbiamo reso più moderno, sembra un VR 4,5, perché abbiamo abbassato il cupolino. Pedane da enduro, lì se usi per sbaglio delle ciabatte te le dilania. L'unico difetto, tra virgolette, che vi posso segnalare è che non è una moto per persone basse. Ho a disposizione a casa la sella originale bassa, quindi quella con la conca, però ecco, suggerisco, siccome vorrei che la usaste con la sella alta, che sia rivolta a una persona alta, però nel senso non cambia niente. Per chi fosse veramente interessato, suggerisco di guardare anche il nostro sito, dove trovate l'articolo dedicato al progetto, così vedete anche tutti gli accessori che abbiamo montato e anche il cambiamento estetico che c'è stato dietro. E no, non troverete in descrizione nessun annuncio, perché non voglio creare casino né tantomeno rischiare di perdere tempo. Sono onesto, per chi è interessato troverà da solo l'annuncio. Il problema nasce quando poi inizi a guidarlo così e dici: no dai, non lo vendo più. Guarda, puoi anche mettere in modalità sport, che è esattamente questa. Ecco, adesso siamo in modalità sport. Madonna, guarda, soltanto perché non ho il tempo, veramente, mi piange il cuore. E poi il bello del Teneré, tu eri un tornante e fai traversini. Mamma mia, ma come te la guidi con questa, raga? Ma se invece la tenessi... Ma che palle, dai, ma no! Mamma mia, mi gasi! Cioè, dai, ma trovatemi un oggetto che si possa guidare in questo modo. Non puoi. È solo il Teneré. Che oggetto geniale. Che spettacolo, raga. Che bello. Questa moto deve andare in mano a uno smanettone come me, che faccia sia enduro che strada, perché a lei piace andare anche in strada, ammettiamolo onestamente. Guardate, cioè, guardate. Sono indeciso a questo punto se venderla o no, perché mi sto rigasando e mi sento uno stupido perché ho appena fatto un video che dicevo il contrario. Vabbè, e mentre mi scannello due curvette della colma di Sormano e ci penserò. Che bastardo. No! Brutta zona. Vai! Teneré è un motard, ma lui non lo sa, non lo sa. Mamma mia, che spettacolo. Ma va come lo guidate. Ma guarda, quando inizi a sentire le gomme che stridono è la roba da panico, raga, ti gasi un botto. Che moto da tempisti, figa. Ta-da! Vetta conquistata con successo, ci siamo guadagnati un bel panino. Bella, raga. Pensa che quando guidi Teneré ti chiedo le foto. Grazie. Grazie. Ciao, caro. Ciao, caro. A te. Ciao, caro. Che bello sui passi far quattro chiacchiere con voi. E dopo il panino e il caffè qui si fa come Barcellona, che si fa tutti i giri dei bar, no? Alla ricerca delle tapas. Sono diventato un motociclista da tapas, quindi adesso andiamo a farci il caffè a Lecco, capito? Bisogna spostarsi di bar in bar, raga. Morbido l'appoggio del Teneré. Non lo so, raga, sono veramente confuso. Sono confuso perché tra tutti coloro a cui ho chiesto se dovessi o no vendere il Teneré, mi hanno detto di no.
tienilo. Fatalità, nessuno che appoggia la mia idea. Raga, ditemi voi nei commenti cosa devo fare, aiutatemi per favore. Mettetevi anche un po' nei miei panni pensando alle mie taschine. Ah, facciamo così. Io faccio l'annuncio. Se trovo qualcuno di voi che lo vuole, allora lo vendo, altrimenti vabbè, raga, lo tengo, cioè non è spegnerò l'assicurazione e basta. Ma va, che bello. Che trattorino. Trattorino. Molto bene, ragazzi, dall'indecisione tornerò a casa e basta, piangendo, disperato. Signori, da Noisy Boy è tutto. Ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Bella, raga.